Ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di oggi. Nel 1911 al Louvre venne rubata la Gioconda. Vincenzo Perugia, trentenne decoratore originario del Varesino, staccato il dipinto dalla cornice, se lo infilò sotto il cappotto e si allontanò lesto. Al museo si accorsero del furto soltanto il giorno dopo. Perugia nel frattempo raggiunse Firenze, dove si mise in contatto con un antiquario, sottolineando il valore patriottico del suo gesto. Venne organizzato un incontro segreto, ma si trattò di una trappola e così il fuggiasco finì agli arresti. Nell'opinione pubblica italiana, Perugia era un Lupin patriottico che aveva così riscattato il torto dello scippo napoleonico. Le grandi persone sono in grado di fare grandi gesti di gentilezza. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a Due Ville, in provincia di Vicenza. Tra le strade di campagna di rigogliose e fiorite ninfee galleggiano sull'acqua intorno al giardino di Villa da Porto Pedrotti, un luogo magico dove perdersi assorti a contemplare la facciata di questa splendida villa veneta del 1554, attribuita tradizionalmente all'architetto Andrea Palladio, ma non inclusa nell'elenco del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. L'architettura della villa infatti pone più dubbi che certezze, mostrando diverse fasi costruttive successive che rendono ardua l'individuazione di un eventuale originario progetto palladiano. La cappella della villa è dedicata a San Gaetano Thiene, l'altare invece che si trova all'interno è ottocentesco e conserva un dipinto giovanile di Francesco Maffei. Dal Notes di Antenna 3 è tutto, arrivederci.